C'è stato un tempo, non così lontano, in cui Firenze è stata capitale d'Italia. Tra il 1865 e il 1871, per 6 anni, il grandioso Palazzo Pitti divenne reggia del re Vittorio Emanuele II di Savoia, della sua famiglia e della sua corte. Una mostra della Galleria d'Arte Moderna riporta in vita a Palazzo gli usi, le mode, le passioni di uno dei padri fondatori del nostro paese e getta nuova luce su una personalità ed un periodo di Firenze ancora poco esplorati. I Savoia hanno portato in qualche maniera un rapporto interessante che ora con questa mostra si è messo più in evidenza. E i fiorentini si abituarono presto ad avere rapporti con una personalità che era un po' pop, diremmo oggi, molto rock il re, perché aveva tutte le amanti, faceva le sue fughe, cioè non aveva quell'aria togata che avevano avuto né prima i Medici né soprattutto dopo gli intellettuali elegantissimi Lorena. Al contrario delle dinastie precedenti che hanno abitato qui, i Savoia hanno lasciato tanto a Palazzo Pitti. Siamo nella palazzina della Meridiana, che affaccia sul giardino di Boboli, negli appartamenti che il re preferì occupare al posto del piano nobile per avere una maggiore privacy e per la vicinanza con la natura. Queste stanze hanno ospitato la famiglia fino al 1946 con la duchessa Anna di Francia, vedova del duca Amedeo d'Aosta, l'eroe di Amba Alagi, e in occasione della mostra sono state riaperte al pubblico. È stato tutto rimesso come era secondo l'inventario oggetti d'arte del 1911. Questo era lo studio del re, c'è cioè la scrivania, lo vedete, con lo stemma Savoia. Questa invece è Maria Pia, la figlia del re, e l'altra Clotilde, che sono arrivate appunto da Genova. Era un gusto molto molto eclettico, molto, che si basava sul piacere che lui aveva per le cose e sulla possibilità che lui creava nella sua mente di vedere un oggetto insieme a un altro in uno ambiente con la carta d'apparato o con la stoffa di quell'ambiente. Quindi la mostra in questo momento ha tentato di creare o di ricreare in qualche modo questa particolare atmosfera che per molti può essere kitsch e forse tanto di gusto non è, che però in qualche maniera a noi ci restituisce la visione di quel momento. Vittorio Emanuele fu tacciato di essere un uomo grossolano, forse per la sua allergia alle pompose manifestazioni della regalità tradizionale. Ma in pochi sanno che fu collezionista e mecenate. Frequentò Firenze ancora prima di sapere che avrebbe stabilito lì la sua reggia, come in occasione dell'Esposizione Universale del 1861, in cui fece incetta di opere di giovani artisti toscani provenienti dall'Accademia, che risentivano del romanticismo, del realismo e della pittura di macchia. Federico Andreotti, Raffaello Sorbi, con un'opera Raffaello Sorbi, La Piccarda Donati, che è la scena madre di un'opera. Sono tutte cose che erano molto piacevoli allora, una sorta di feuilleton, oggi diremmo le soap, ma è vero, erano racconti di storia che erano molto intriganti, sia per appunto il teatro e l'opera lirica che per le letture che le persone facevano a puntate. Acquista anche un'opera d'arte significativa come Novellieri Toscani di Capabianca, che è la prima opera, una delle prime opere di storia intesa con i personaggi contemporanei, non personaggi storici, che è una cosa nuova. Il paesaggio comincia a essere, come dire, protagonista della storia e anche della visione, tanto quanto sono i personaggi. Questa spalliera del trono del re d'Italia, ricamata dagli allievi della scuola magistrale femminile di Firenze, è una potente dichiarazione d'amore per la nuova patria, ma ci parla anche dell'interesse del re per l'istruzione, la scuola, l'elevazione della condizione femminile. E per l'artigianato, che a Firenze subirà un impulso senza eguali rispetto alle precedenti dinastie, sintomo di un clima nuovo che necessita di reali più vicini al popolo. Artigianato, bottega, tappezzieri, trovatori, non voleva essere celebrato soltanto con il barocco, il barocchetto, ma anche con una visione
diciamo, di arredamento di interni più moderna. D'altra parte non dimentichiamo che aveva anche le sue, come dire, le sue soste personali nella caccia, ma anche nel fumo, nel gioco delle carte, cioè una personalità particolarmente borghese. Abbiamo aperto il salotto cinese dove sono presenti due paraventi bellissimi. Non erano proprio delle opere d'arte rinomate in quel momento lì, era rinomata la lacca, cioè la tecnica. Ecco, il re, i Savoia sono molto interessati alla tecnica. Un'altra opera particolarmente rilevante è l'opera di Fanfani con l'arrivo di Vittorio Emanuele a Firenze, un evento che non era solo storico, ma diventava in qualche modo, diciamo così, popolare. Quindi il re era perfetto per questo, perché lui aveva già questa visione molto accattivante, molto accostante con i cittadini, di una società che lui governava anche con disponibilità e anche in modo, diremmo oggi, estremamente accondiscendente. Nel 1865 Roma era dello Stato Pontificio e Torino era troppo vicino agli austriaci che occupavano ancora il Veneto, Trento e il Friuli Venezia Giulia. Serviva una nuova capitale e il 3 febbraio la corte si sposta a Firenze. Il re entra in città accolto a furor di popolo, il Senato si insedia agli Uffizi e la Camera dei Deputati nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio. In città circolano Ricasoli, Garibaldi, Mazzini, ma diventare capitale non è un passaggio indolore, significa cambiare radicalmente. Ci sarà da parte dei fiorentini, che subivano questa capitale loro malgrado, un atteggiamento di insofferenza nei confronti dei cambiamenti. E si comincia a fare i grandi lavori di sventramento della città, Poggi comincia a fare i viali e la Fiorenzina malinconica, diciamo quella granducale, Leopoldina viene un po' scomparire. Oltre a questo c'è tutto un popolo di questi funzionari un po' bigi che venivano da Torino, che avevano in qualche modo, si erano impadroniti in qualche modo della città, avevano, come dire, i loro gusti diversi dai nostri, avevano dettato legge. Le tracce del dialogo tra la tradizione e la novità sono evidenti in mostra, così come nelle sale dell'adiacente Galleria di Arte Moderna, e ci fanno guardare da una prospettiva diversa quello che oggi chiamiamo gusto fiorentino. Nell'oggettistica, nell'antiquariato, nelle arti applicate, ritroviamo ora non soltanto l'equilibrio del Rinascimento e il decorativismo neoclassico, ma l'accento moderno ed europeo portato dalla corte di Vittorio Emanuele II, che a Palazzo Pitti si mantiene intatto nella memoria di una capitale che non c'è più.